Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Detto nella Shelf. Oggi è il 1° aprile e come promesso eccomi qui con voi a fare il book haul e il wrap up di marzo. Parto subito con il book haul e perché ho veramente trovato tanti libri, molti dei quali in PDF. Grazie al cielo esistono i PDF, più alcuni in cartaceo ma pochi. Nel PDF ho trovato la saga di Red Queen, seguito poi da Glassword di Victoria Vaillard. Poi ho trovato di Sarah J. Maas la saga di The Throne of Glass, e sono Throne of Glass, Crown of Midnight, Hero of Fire e Queen of Shadows. Poi ho trovato Giorgio Moyes, di Giorgio Moyes prima di Io prima di te, e mi aspetto parecchio da questo libro perché me l'hanno, cioè, molti me l'hanno parlato benissimo, e siccome so che è una storia drammatica, spero che non deluda le mie aspettative perché io adoro i drammatici. Il libro invece di Victoria Vaillard e Sarah J. Maas li ho presi principalmente perché amo il fantasy e spero che non mi deludano. Ho sentito alcuni parlarne bene e spero ovviamente che possano, cioè almeno secondo i miei gusti, possano essere buoni i libri. Speriamo, spero, spero. Poi altro libro che ho trovato è stato Passenger di Alexandra Bracken. E di questo ne ha parlato Kati Statik in un suo video di, ora non mi ricordo quando, mi sembra l'anno scorso, e mi aveva incuriosito la sua presentazione e ho detto vabbè, vediamo. Sinceramente, ora come ora non mi ricordo di cosa tratti, spero di poterne parlare presto. Poi di Rainbow Rowell ho trovato Fangirl, di cui ne ha parlato Alf Book in un suo video, e anzi lo ringrazio tantissimo. Ringrazio Giovanni di Alf Book per avercelo consigliato, quindi spero di poter leggerlo presto. E poi ho trovato Eleanor and Patrick. Eleanor and Patrick è stato definito come un libro triste, drammatico, quindi spero vivamente che non deluda le mie aspettative perché io adoro i drammatici, come ho già detto prima, però lo dirò finché campo perché amo piangere per le cose tristi, sono masochista, chiamatemi come vi pare. Poi, scusate, ma guardo un po' giù e un po' il PC perché se no non mi ricordo tutti i libri che ho trovato, quindi scusate tanto, e perché ho delle liste mezze sparse. Poi ho trovato, anzi ho preso, il manga tutto di My Little Monster, ed è qui. Eccolo qua, tutto ho trovato. E tutto è venuto la bellezza di... Oddio, non lo so. E ogni volumetto viene 4,40 euro e sono della JP Publishing. Quindi di preciso non so quanto venga. Ora fare dei conti di matematica, non chiedetemi di fare i conti di matematica perché sono veramente sfinita e quindi eviterei anche perché matematica non è il mio forte, quindi lasciamo stare. Poi ogni tanto il PC se lo sentite andare e venire, non vi fateci caso. Poi ho trovato We Are Called to Rise. Guardate che copertina. Principalmente l'ho preso per la copertina, poi vabbè per la trama. È un libro in inglese che ho trovato alla Feltrinelli, da me insomma, ed è venuto 12,25 euro. Quindi, siccome l'ho già iniziato un pochino e per le poche cose che ho letto per ora è tanta roba, come si dice una volta, tanta roba. E penso che proprio farò la mia prima video recensione sarà su questo libro. Penso proprio che sarà su questo, e poi capirete perché, perché secondo me merita tantissimo. Poi, sempre altro libro che ho trovato, che ho, scusatemi, preso più che altro in biblioteca, è stato Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, che ho dovuto leggere per la scuola, infatti poi ne parlerò per il wrap up. Ultimo libro è la saga completa del Il bacio dell'angelo caduto di Becca Fitzpatrick, non Fitzgerald, Fitzpatrick, e sono quattro libri, ovvero Il bacio dell'angelo caduto, Angeli nell'ombra, Sulle ali di un angelo, L'ultimo angelo più una cosa extra, e il tutto è venuto la bellezza di semplicemente 20 euro. Quindi ho detto non mi faccio perdere questa occasione perché avevo fatto un conto circa che se avessi preso i libri singoli avrei speso circa 40 euro, quindi ho detto non facciamo scappare l'occasione, al massimo poi lo darò via, se dovesse rivelarsi una cosa non bella da leggere. Molti l'hanno parlato bene, altri male, ora vediamo. Stessa cosa per Beautiful Creatures, che però avevo preso a suo tempo e che devo però ancora leggere. Ok.
Per quanto riguarda il book haul, abbiamo finito. Per il wrap up, ragazzi miei, sinceramente devo ammettere che mi sono superata, perché non avrei mai creduto di leggere così tanti libri in un mese. Per il wrap up ho appunto finito di leggere Un segreto nel cuore di Nicholas Sparks. Carino, lo stile è il solito dell'autore, niente male. A proposito, è della Sperling and Kupfer, 9,90 euro. E niente male davvero, trama semplice, carina, e storia d'amore non strappalacrime, però tranquilla, non dico easy easy, però che nasce con calma, si sviluppa con calma, poi vabbè il mistero che c'è dietro a tutto, perché c'è sempre qualcosa nei libri di Sparks, anche se ve lo dico sempre, sono letture da ombrellone secondo me, però c'è sempre qualcosina che gli dà un quid in più. Altro libro che ho letto e finito è stato L'Accademia di Vampiri. Il problema è che l'ho letto in PDF, quindi non, siccome non sono brava con gli editing dei video, non riesco a mettervi l'immagine qui, quindi abbiate pazienza, cioè l'immagine della copertina. Quindi abbiate pazienza, perché non sono per niente brava con queste cose. Mi arrangio come posso. Ho letto, dicevo, appunto ho letto L'Accademia dei Vampiri di Richelle Mead, e l'unica cosa che sono riuscita, che mi è riuscito a pensare appena finito questo libro, è stata: perché non ho iniziato prima questa serie? Io mi sono innamorata di Rose, è meravigliosa, io potessi essere più, con più, diciamo, carattere, perché lei ha carattere, ragazzi, è fantastica, è meravigliosa, riesce a mandare tutti al tappeto praticamente. Io potessi, giuro, a volte vorrei essere come lei, anzi non a volte, spesso vorrei essere come lei, avere un po' più di carattere, un po' più di mano ferma. E mi sono, l'unica cosa che sono riuscita a pensare, ho detto: perché non l'ho iniziato prima e non l'ho preso quando è uscito in libreria a suo tempo? Domanda. Così scleravo prima. Quindi sì, ho sclerato parecchio in questo libro, anche perché le coppie che si formano e che non si formano sono tipo gli OTP tutte quante. Quindi sì, sì, il mio spirito da scippatrice piano piano in ogni libro ovviamente si deve far sentire per benino, e lasciamo perdere cose, le mie scleri per tutte le cose che succedono, perché precedentemente avevo visto il film quasi un anno fa e mi era piaciuto tanto. Infatti era tipo lì, il film mi aveva quasi convinto a prendere i libri, però poi non so perché ho rinunciato alla cosa, e però li ho trovati in PDF e ho trovato anche lo spin-off in PDF, quindi dico vabbè, però mi accontento di quelli. Se dovessi magari aver voglia di prenderli in cartaceo, vedrò. Poi altro libro in letto, scusate, prendo la lista, altro libro letto in questo mese è stato Sei personaggi appunto in cerca d'autore di Prendendo, che ho dovuto leggere per la scuola. E io amo i classici in generale, mi sono sempre piaciuti, oddio, sempre, all'inizio, perché non conoscevo i temi, i perché gli autori li hanno scritti, li reputavo come qualcosa da mettere in un angolo, proprio li ripudiavo, diciamo così. Poi però avvicinandomici piano piano, ho scoperto che sono qualcosa che almeno nella vita una persona dovrebbe leggere almeno una volta nella vita, nel senso, una persona secondo me dovrebbe leggere almeno un classico, uno, solo per avere un minimo di sguardo su chi è venuto prima di lui o di lei, in base al lettore o alla lettrice, e come ha affrontato il tutto, sia una storia di fantasia che una storia ambientata nel mondo reale. Quindi, dicevo, questa opera teatrale di Pirandello mi è piaciuta particolarmente perché parte si ritrova tutta la poetica, e siccome appunto lo stiamo studiando in questo periodo, sono riuscita a riallacciarmi meglio a tutto quanto, e mi è piaciuto appunto perché tratta dell'incapacità degli uomini di comunicare tra loro. Questa incomunicabilità è ciò che secondo me ha sempre caratterizzato il genere umano, perché credo che ogni persona abbia una sua storia e che nessuno potrà mai comprendere in fondo, e il fatto appunto di non capire, di non essere in grado, di non poter capire per natura propria la storia degli altri,
crea questa incomunicabilità che è insanabile, in poche parole. E poi trovate meglio le mie idee nella recensione che ho fatto sul blog, che di cui vi metterò il link, come vi metterò il link di tutte le altre recensioni che ho fatto dei libri letti, non di tutti, ma della maggior parte. Poi ho letto Le cronache di Magnus Bane del Cassandra Clare e mi sono innamorata. Mi sono innamorata veramente, veramente tanto perché Magnus è, penso, uno dei miei personaggi preferiti della serie, della saga, se non il preferito al top del top, insieme ad Alec ovviamente, perché loro due vanno sempre a braccetto, perché se Alec senza Magnus non sono niente. Riferimenti alla 1x12 di Shadowhunters della serie TV, puramente casuali, però vabbè. Tornando a me, ho adorato questi piccoli racconti che hanno svelato un po' di più della storia di Magnus, del suo passato, di come ha affrontato le cose. E me l'ha fatto sentire sempre più vicino, mi ha fatto innamorare della sua paura di rinnamorarsi. E una paura che secondo me, tuttavia, lo ha sempre guidato Magnus verso l'amore in ogni caso. Perché per lui è impossibile non amare qualcuno. Lui ha un cuore talmente grande che non riuscirà mai a tenere a bada il suo affetto per le persone in generale. È pazzesco, Magnus è fantastico, lo amo, lo straamo e sono felicissima di aver letto questo libro qua, a cui ho dato 5 stelle, 5 cuoricini, perché io voto in cuoricini. A questo mi pare di averne date 4, sì, ne ho date 4 a questo. E mentre a Se personaggi in cerca d'autore ne ho date 5 cuoricini. E all'Accademia dei Vampiri ne ho dati 5, però non ho fatto la recensione perché la farò quando finirò tutta la saga di Vampire Academy. Ultimo libro letto questo mese è stato Sarai la tua fortuna di Loredana Frescura e Marco Tomatis, e questo libro mi ha confermato il mio amore per questi due scrittori. L'ultimo libro che hanno scritto questi due persone si chiamava Nata sotto il segno dell'amore. E non è che mi avesse convinto più di tanto in realtà, mi aveva lasciato un po' con l'amaro in bocca perché non aveva la stessa magia che invece hanno altre loro opere. Questo libro invece mi ha confermato il mio amore per questi due scrittori. E questo libro racconta la storia di Igo, un 14enne, che da un giorno all'altro perde tutto perché la sua casa viene bombardata. Siamo durante la Prima Guerra Mondiale. Lui si ritrova a dover sopravvivere proprio vicinissimo al fronte, a contatto tutti i giorni, tutto il giorno, con i feriti, con i moribondi, con chi impazzisce. Quindi vive da vicino l'esperienza della guerra. E proprio in questa disperazione, in questo dolore in cui si ritrova a vivere insieme ad altre persone, trova fortuna, incontra fortuna, una ragazza della co sua coetanea. E con cui all'inizio stringe un rapporto di amicizia che poi si trasformerà in qualcosa di più e sarà ciò che li spingerà, li salverà, cioè l'amore che si è creato di loro sarà ciò che li salverà e li porterà lontani dalla guerra. E anche di questo ho fatto la recensione sul blog e dopo vi lascio il link tutti in fondo. E ultimo libro letto, che mi ero dimenticata, è stato Pagine rubate della Claire, di cui non ho fatto la recensione perché era troppo corto e mi è piaciuto, cioè più che altro sono semplicemente delle scene in più da aggiungere in alcuni libri, in alcuni punti della saga, e quella che mi è piaciuta di più è stata la lettera di Stephen Aaron Dale a Jace. Giuro, non avrei mai pensato che un padre potesse scrivere una lettera del genere, lo ammetto. Questa lettera mi ha fatto veramente commuovere, non piangere, ma commuovere sì tanto. In più, dopo questi libri, ho letto anche i primi due volumi di My Little Monster. Eccoli qua, uno e due. E poi farò la bella recensione finale quando l'ho letto il manga, però devo mettersi, sono carini. Avevo letto appunto, avevo visto l'anime di questi e mi aveva appunto stato l'anime a convincermi a prendere tutta la serie di manga, insomma. Quindi, comunque, 5 stelline perché è fantastico, mi veramente muoio dalle risate tutte le volte che leggo qualcosa di questo manga, quindi va benissimo così. E ora sto leggendo il terzo, che però ancora non ho finito, e quindi niente,
vi lascio come al solito i link, sia delle pagine, dei vari social, dei blog, più tutte le recensioni che ho fatto sul blog, se volete dargli un'occhiata, perché sono fatte molto più approfondite di questo veloce wrap up. E vi aspetto nel prossimo video, quindi penso mercoledì prossimo con l'ultima puntata di Shadowhunters. Povera me, povero cuore mio. E niente, fatemi sapere le vostre letture di questo mese, perché sono curiosissima, magari se volete consigliarmi qualcos'altro, qualsiasi cosa va bene, magari se volete altri consigli ve li do volentierissimo, non c'è nessunissimo problema. E se vi è piaciuto il video, per piacere un big thumbs up, datemi. Se avete voglia, ovviamente, e commentate, iscrivetevi se volete news, qualsiasi cosa, fatemi sentire perché io adoro le vostre voci, adoro sclerare con voi, fatemi sentire i vostri scleri e insomma, ci sentiamo presto noi e grazie di tutto. Ciao 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 ciao!